Senti, Massacra della Cipolla, venerdì sera è una serata particolare, una serata canavesana, prodotti tipici, gente ce n'era abbastanza, la presenza anche dei politici, diciamo, che è andata bene. Sabato sera anche un pienone, veramente siamo rimasti entusiasti di quello. Domenica la giornata clou con la, come si dice, inaugurazione, che non è inaugurazione, ma di un gruppo degli alpini locali, con l'inaugurazione anche della sede, della nuova sede che è messa a disposizione dal comune, e poi il pranzo qui sotto il padiglione. Da quanti anni esiste la Proloca San Bernardo? 20 anni, no aspetta, 19 anni. Ma come mai proprio il prodotto come la cipolla ripiena, come simbolo di San Bernardo? È un prodotto che lo facevano i nostri vecchi, noi una volta facevamo la patronale, si portava la cipolla a cuocere nel forno del panettiere, del fornaio, e di lì le donne, ma sono state le donne che hanno avuto quelle idee, perché noi facevamo agnolotti, però dopo, perché non facciamo la cipolla, anche se nel periodo sbagliato, perché questo si dovrebbe fare a settembre c'è la cipolla fresca, però oramai abbiamo iniziato adesso e lo faremo adesso. Quante presenze più o meno avete contato in queste tre giornate? Allora, venerdì sera eravamo sui 180-200, perché su prenotazione sono, e solo esclusivamente quello. Ieri sera invece non so, 300-150 persone c'erano, perché il padiglione tiene 280 più, abbiamo cambiato una volta, quindi sui 300 persone c'erano. I cuochi sono sempre facenti parte della Proloca? Sì, sì, vabbè, ovvio, tutto fatto da noi. Vodafone vende le nostre persone. Vodafone ha cominciato a vendere nel 2007 il customer care. Adesso, nel 2011, vende 335 persone, che sono quelle che hanno letteralmente costruito la rete di Omnitel, che ora è di Vodafone. Vodafone le vende a Ericsson. Ericsson è una grande azienda, quindi queste persone continueranno a lavorare. La nostra domanda è: per quanto tempo continueranno a lavorare, dal momento che, se chiunque di noi va su internet a cercare la parola Ericsson e cassa integrazione, Ericsson e cessioni, Ericsson, trova un'azienda che periodicamente lascia a casa centinaia, 200, all'estero anche di più, persone. Quindi, con questo cartello abbiamo voluto un po' riassumere quello che è oggi forse il servizio non solo di Ericsson, ma anche di altre aziende. Oggi, se qui mettiamo Telecom, qua mettiamo Condata, mettiamo qualsiasi altro nome, il meccanismo è sempre lo stesso. Le persone passano da un'azienda all'altra con un meccanismo che si chiama cessione di ramo di azienda, in cui le due aziende possono decidere quello che vogliono. I lavoratori possono fare quello che vogliono, alla fine si finirà qua. Dopodiché, il passo successivo è la cassa integrazione, sono le persone a casa, è un bidone, un cestino per persone che paghiamo tutti noi, perché lo Stato sociale è pagato da tutti i cittadini italiani. A Loranzè, grazie al contributo della vecchia Proloco, quella che ha ceduto il passo alla nuova nel 2002, e grazie ai fondi che questa Proloco ha stanzionato, è stato possibile implementare le giostrine nel parco giochi dei bambini. Esattamente cosa avete fatto? Abbiamo deciso di destinare una parte degli incassi che avevamo avuto con le feste che avevamo realizzato, destinare appunto una parte di questi incassi a un qualcosa di costruttivo per il paese. È venuta fuori l'occasione di rinnovare il parco giochi con alcuni giochi nuovi e abbiamo pensato di destinare questa cifra a queste cose. Quindi abbiamo interessato il comune e con l'aiuto dell'assessore Rotella siamo riusciti a realizzare queste cose. Esattamente cosa avete messo in più in questo parco giochi? Abbiamo messo quella casetta con scivolo giallo,
L'altra casetta che è blu con tettuccio rosa, l'automobilina con la molla, il cavalluccio con la molla, l'aeroplanino con la molla e il girello, due panchine, le tre piante, due contenitori dei rifiuti e tre alberi per portare un po' d'ombra. Qual è la cifra che era avanzata e che è stata stanzionata per questi interventi? Ma la cifra avanzata erano 8.500 euro che poi, dato che sono stati lasciati su un libretto postale, sono diventati 9.000 euro. Sono stati spesi 8.400 euro per i giochi e 600 euro per le piante. Quindi abbiamo chiuso il conto e abbiamo realizzato quest'opera. Diciamo che speriamo di aver fatto qualcosa di utile e interessante per il Paese. Prima, parlando con il Presidente, dicevo che questo potrebbe essere anche un incentivo, piccolo incentivo all'aumento, a un eventuale aumento demografico del Paese. Noi siamo venuti a conoscenza di questi soldi grazie alla vecchia Proloco che si è fatta avanti e ci ha offerto questi soldi per realizzare qualcosa di buono per i ragazzi del Paese. Loro hanno offerto inizialmente qualcosa per la palestra, ma visto che la palestra era già praticamente finita, abbiamo valutato il discorso del parco giochi e l'abbiamo portato avanti. Abbiamo appunto ampliato tutto quello che erano i giochi precedenti, grazie a loro anche degli alberi, perché così almeno abbiamo arredato il tutto, e di questo ne siamo contenti e ringraziamo molto per questo la vecchia Proloco. Come sei cambiato rispetto agli inizi adesso nel 2011? Sono un po' più disilluso, in realtà, però continuo a identificare in me il sognatore che era più ottimista 10 anni fa e che adesso lo è un po' meno, però questo non mi fa perdere fiducia, non mi toglie la speranza, mi rende soltanto un po' più rabbioso. Secondo te come si identificano in te i ragazzi che seguono i tuoi concerti? Credo che molti di loro condividano le cose che dico. In qualche modo forse sono affascinati dal fatto che il loro pensiero, che magari anche il mio, alchemicamente diventi una canzone e quindi acquisti un valore. Secondo me molti di loro, altri di loro non condividono appieno tutto quello che dicono, ma in qualche modo rispettano il fatto che lo stia dicendo in un certo modo. Non so, in realtà non sento di avere dei fan, sento di avere delle persone che mi rispettano, insomma, per me conta molto la stretta di mano. Ecco. In tutte le tappe del tuo Eretica Tour stai registrando il tutto esaurito, cosa significa per te? Significa che probabilmente in questi 10 anni di ostinazione hanno portato ad un seguito. Questo mi fa piacere da un lato, mi mette un po' di ansia perché crea un'aspettativa, quando c'è un'aspettativa si ha sempre paura di deluderla, però in qualche modo sono contento, insomma, di quello che sta accadendo. Le tue canzoni sono sempre composte da un forte simbolismo, in questo caso Eretica, un nome molto forte, perché? Perché ho scoperto il fascino dell'eresia. Ho scoperto di essere forse io, di avere io un'attitudine in questo senso e sono rimasto quasi folgorato, per usare un termine che riduce in cenere esattamente come venivano ridotti in cenere gli eretici, dalla vita di Giordano Bruno per esempio, dal fatto che lui sia stato giustiziato perché aveva anteposto l'intelletto alla fede. Diciamo che non provo questo grande fascino per l'eretico classico, quello che ha tentato in qualche modo
di ricreare un ordine religioso, di vederla a suo modo all'interno comunque sempre di un ambito religioso, ma sono più affascinato da altri tipi di eresia. Giordano Bruno è un eretico intellettuale, D'Antona un eretico politico, Galileo uno scienziato considerato eretico. Torni a Tavagnasco, proprio qui al Tavarock, dopo esserci già stato quasi agli inizi. Per te cosa significa? Beh, è un 2.0, significa aggiornare il sistema operativo. Si è evoluto il mio spettacolo, quei barlumi di teatralità che c'erano ai tempi del Verità su Poste Tu.